Tutto nasce per passione. Officina del Pilota è il centro nevralgico che ha accolto, che ha collocato tutta la mia energia e la mia voglia di motori in un'idea che si sviluppa qui insieme a voi su YouTube. Oltre ad essere la mia officina barra garage della Subaru e della tanto tribolata Mini, è il mio studio televisivo nel quale realizzo i contenuti. Passo dalle recensioni a bordo delle macchine fino ad arrivare ai restauri delle Youngtimer, mettendo, alternando battute, originalità, molta umiltà e spontaneità. Io penso che quella sia un po' la chiave. Ma dove metto un pochino più di pepe è nella fase dell'editing, creando qualcosa di originale. A proposito di originalità, vi presento questo video B-roll di me all'interno dell'officina, raccontato in un modo B-roll appunto. Non so se avete mai sentito parlare, però qui apro una parentesi. Io seguo dei creatori dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, che apprezzo moltissimo, tra cui Peter McKinnon. Molti di voi lo conosceranno, chi non dovesse conoscerlo, affacciatevi a vedere quello che fa, perché lui racconta delle storie semplicissime in maniera molto divertente, fatta davvero bene, e ti intrattiene tantissimo. È vero che dietro a video del genere c'è un effort molto più grande, nel senso che si spende molto più tempo per farli, però è anche vero che questo tipo di video sta andando molto di moda e intrattiene molto di più il pubblico. Mi avete scritto tante volte nei commenti che vi piace la qualità dei miei video. Bene, allora, questo che sto per presentarvi è un video semplice di me che faccio delle lavorazioni come se fosse un po' un intro di Matteo Officina del Pilota, raccontato in maniera B-roll. Ok. Quindi io, insieme ai creatori di questo video, Riccardo Roberti e Marco Scichilone, ci siamo ispirati proprio allo stile di Peter McKinnon, ma non solo, anche di Daniel Schiffer e altri creatori di contenuti canadesi. Ora, se ti è piaciuto questo video, metti like e iscriviti anche al canale. Ma tornando al discorso del format, come da titolo, che rubo al signor Peter McKinnon appunto, ho deciso che ogni giovedì cercherò di aiutarvi a fugare i vostri dubbi su come fare determinate cose sulle macchine, per esempio come lavare una macchina correttamente, come lucidare una macchina correttamente, come restaurarla, come applicare i prodotti per la cura dell'auto. Tutto quello che posso sapere, in maniera del tutto umile ovviamente, cercherò di trasportarlo a voi. E a voi non serve altro che scrivere qui sotto nei commenti, il giovedì, qual è l'argomento di cui vogliate che io parli. Il giovedì seguente io prenderò ovviamente quello più gettonato di argomento e lo proporrò nel video del giovedì. Questi video del giovedì saranno teorici, video corti che cercano di fugare un po' i vostri dubbi. Possiamo parlare anche di come faccio i video, delle musiche che scelgo, da dove le scelgo, qual è la telecamera che uso, come mi muovo per fare i video, se vi interessa, o anche un po' di musica, perché io sono laureato in ingegneria del suono e il primo video che caricai tanto tempo fa su YouTube è proprio un video di me che suono la batteria. Insomma, c'è anche questo lato mio, se vi interessa possiamo parlarne sempre e solo il giovedì. Questo del giovedì ovviamente non va a togliere spazio e tempo o impegno ai classici video sulle macchine. Anche se, come detto poco fa, nel giovedì sicuramente si parlerà principalmente di auto, perché è il mio settore. Detto ciò, cari amici, non rimaniamo sempre solo in Italia, non ci mettiamo i paletti, nel senso andiamo all'estero a vedere che cosa fanno questi grandi creatori, perché su YouTube ci sono milioni di creatori di contenuti forti, fortissimi, di cui noi non conosciamo neanche l'esistenza. Però andando un po' a spasso con un click in tutto il mondo possiamo imparare tante cose. Ora, vi esorto io appunto a cominciare ad allargare un po' i nostri orizzonti e ovviamente vi esorto a continuare a seguirmi anche su Officina del Pilota e a mettere un milione di like ai miei video e a iscrivervi al canale. Ci vediamo in questo format giovedì prossimo. Ciao!